prepariamo la colomba. È una ricetta, voglio sottolineare, che non è mia, ma ho tratto da Giallo Zafferano. Mi sembra doveroso dirlo. È una preparazione piuttosto lunga. Ci vogliono ben 2 giorni di preparazione, ebbene sì. Però le varie fasi sono molto semplici, quindi ti basterà solamente prestare attenzione al video e tutto ti risulterà piuttosto semplice. Quindi vediamo subito cosa ci serve per il primo impasto. 140 g di farina Manitoba, una bustina di lievito di birra, oppure io utilizzerò il panetto perché scade prima, 15 g, poi 100 ml di acqua tiepida e 40 ml di latte. Ci servono 100 g di farina, 20 g di burro a temperatura ambiente e 20 g di zucchero di canna. Per il terzo ed ultimo impasto ci servono 210 g di farina, sempre Manitoba, 120 g di zucchero di canna, 2 uova medie, un pizzico di sale, scorza grattugiata di un'arancia biologica, 100 g di gocce di cioccolato e 80 g di burro a temperatura ambiente. Al momento del taglio, non vedo l'ora. La glassa ancora non si è completamente raffreddata, ma non ce la faccio, non resisto e voglio tagliarla. Mamma mia, che nuvola! Cioè, neanche si taglia. Di quanto è morbida, direi, per tutta la lievitazione che ha fatto. O era morbida, insomma. Ed ecco qua la fetta. Mamma mia, che meraviglia. No, vabbè. Ma cos'è? Cioè, ammira. Guarda che bella la lievitazione. Ci sono buconi. Buconi ci sono. Che bella, sono troppo soddisfatta.
spero che piaccia anche a te. Ora vado ad assaggiare perché ho l'acquolina in bocca. Guarda, proprio si sbriciola tra le mani. Di quanto è morbido e soffice. Amo, cos'è? Sembra di mangiare la colomba quella della pasticceria, né più né meno. No, vabbè. Cioè, ma guarda qua questo buco. Questo è buco, eh? Meraviglioso. Allora, non mi resta che dirti che se la ricetta ti è piaciuta, di iscriverti. Regalami un like e condividi questa splendida colomba, è sofficissima, sui tuoi social.